Comandante Giacomoni, quest'anno per il secondo anno consecutivo la Polizia Locale di Trento ha ricevuto il premio Sicurezza Urbana dall'ANCI, con un video, Pensa alla vita, guida con la testa, che è uno strumento innovativo di comunicazione sulla sicurezza stradale. Com'è la situazione sotto il profilo dell'incidentalità stradale a Trento? Ma è come nelle altre città, c'è un costante miglioramento perché i numeri cominciano finalmente ad abbassarsi. Ricordo che fino a pochi anni fa c'erano almeno 1.000 sinistri rilevati in città dalla polizia locale, adesso siamo scesi fortunatamente a 800 o 750 all'anno, molti dei quali con feriti, purtroppo c'è anche qualche mortale e le cause sono sempre le medesime, come risulta dalle sanzioni, velocità non adeguate, omissioni dell'obbligo di dare la precedenza, mancato rispetto della distanza di sicurezza e anche l'uso di bevande alcoliche. Un importante intervento viene fatto dalla polizia locale anche con le scuole per cercare di sensibilizzare i più giovani. Sì, certo, questo è il nostro vanto, perché abbiamo due agenti che ogni anno fanno sola ed esclusivamente l'attività di educazione stradale nelle scuole, cominciando dai bambini delle scuole d'infanzia per parlare con i ragazzi poi delle scuole elementari e medie e proporre un percorso di riconoscimento delle regole poste dal codice della strada per chi va a piedi, per chi va con la bicicletta, per chi va col motorino e per chi un domani guiderà anche l'autovettura.